Ciao, ciao a tutte e bentrovate nel mio canale. Oggi vi voglio mostrare questo ultimo mio progetto. Riguarda appunto un album che ho creato per un ragazzo che a sua volta lo regalerà alla sua ragazza. Mi sono servita di questa collezione della marca Lasera Velau, che sarebbe tradotto in italiano Amore per il laser. E quindi ho usato questa collezione in blu, che è il loro colore preferito. E mi sono servita anche della pelle vegana, che sarebbe una finta pelle sintetica, e ho fatto questa scritta Noi embossata, vedete? Embossata a caldo. E poi ho aggiunto degli abbellimenti che facevano parte anche della collezione, tipo i centrini di legno. Nelle pagine che vedrete, praticamente ho cercato di creare nel modo più semplice e non troppo complicato, anche perché bisogna cercare di capire un po' l'individuo, ma abbastanza capiente, perché il ragazzo aveva espresso il desiderio di avere più foto, quindi un mini album, che poi tanto mini non è. Con diverse, appunto, diversi spazi per inserire le foto. Come potete vedere, ho cercato di mettere anche le decorazioni in parte, in modo da avere la possibilità, appunto, di spazi più ampi e diversi. Ecco, qui, per esempio, in questa pagina ci possono stare 6 fotografie. Nella pagina nella copertina 4 e così via. Vedete, qua ci sono 4 spazi creati con delle chiusure molto semplici, e questi 4 spazi possono essere inserite 8 fotografie, perché è così, cioè, nelle ambedue pagine, cioè parti, la parte retrostante e la parte principale, diciamo. Poi, ecco, mi sono servita molto anche dei punch, delle fustelle, per cercare di, appunto, creare un pochino di armonia e di forme diverse, per dare un po' di bellezza, diciamo, a questo album. La collezione è molto carina. Sono riuscita con una collezione, diciamo, e mezzo, perché avevo qualche foglio singolo, a creare un album così. L'album è 25x27 come larghezza, è abbastanza, insomma, grande. Ecco, mi sono appunto orientata sul fatto che lui voleva inserire diverse foto, e quando appunto lo ha visto è stato contento, perché, ecco, spazi ce ne sono in abbondanza. Ecco, abbiamo creato un po' esaurito i desideri del cliente, e quindi ho fatto diverse combinazioni. Ecco, sono delle carte abbastanza, diciamo, accese come colori, ma era il desiderio, appunto, della persona che mi ha richiesto questo album. Vedete qua, ho creato diversi spazi con diverse forme, in modo così che quando lui svilupperà le fotografie, appunto, saranno di diverse dimensioni, quindi si può sbizzarrire anche lui a farle di diverse dimensioni. Mi sono servita delle calamite, però in questa pagina qui c'è questa calamita che fa i capricci. Quindi ogni tanto si solleva un po', però niente di che, rimane abbastanza chiusa. Ecco, in questa pagina ho creato questi 2 spazi con 2 dimensioni diverse, e nell'apertura c'è una taschina dove, appunto, lui potrà inserire delle varie foto anche senza cornice. Qua ho creato una cornice un po' romantica, e in parte, appunto, abbiamo altri 2 spazi. Ho
Ho fatto appunto diverse forme, come dicevo, proprio per dare un po' anche di eleganza all'album, perché quando si creano degli album che ti commissionano dei maschietti, si è sempre un po' in difficoltà, specialmente quando ti dicono o ti danno carta libera, quindi e vabbè, è così. E invece no, diciamo che è stato anche abbastanza carino, che mi ha fatto tanti complimenti. E comunque, come potete vedere, ecco, se volete prendere spunto, ci sono cioè, questo metodo di lavoro senza fare le alette, ma bensì creare degli spazi all'interno di una pagina è molto semplice e diciamo sbrigativo rispetto ad altri lavori complicati. Lì, ecco, mi sono servita anche di stratagemmi per le chiusure, poi ho adoperato dei fiori, dei ritagli, soprattutto dei ritagli di tutte le collezioni e anche delle varie fustellate, come avete visto prima, me ne sono preparata prima, così almeno potevo velocizzare anche il lavoro e dedicarmi, ecco, alla struttura con più tranquillità. E gli abbigliamenti diciamo che li ho creati proprio appositamente servendomi delle figure che ho trovato all'interno della collezione. Questa collezione esiste anche in rosa, non solo in azzurro, esiste anche in rosa, per chi volesse magari interpretarla in un altro modo. Ecco, poi vedete qua alla fine della pagina, oltre aver creato questi spazi, queste cornici, ho messo due bustine, come potete vedere, due bustine dove la mia interpretazione è stata quella di inserire una bustina rappresenta lei, una bustina rappresenta lui e possono inserire una loro foto singola oppure anche un pensiero segreto loro, ecco. E poi ho finito con tutti i ritagli perché sinceramente, ecco, sono riuscita a farmi bastare la collezione. Spero vi sia piaciuto, che vi sia un po' di spunto per crearne uno anche voi. Vi saluto, vi abbraccio tantissimo e vi do appuntamento al prossimo video, questi giorni. Grazie a tutte e un bacio da me. Da Mari, ciao!